Berlino per parlare dei problemi che sono stati riscontrati in seguito alle vaccinazioni di giovani che hanno messo in ginocchio diverse comunità, tra cui quella del metro San Severino. In particolare, quali criticità si sono registrate? Va detto innanzitutto che c'è stata una precipitazione, un'assistenza che ovviamente ha creato problemi in tutto il territorio, anche con i pisciati che hanno avuto danni rilevanti come Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Baronissi, e l'acqua ha creato smottamenti, frane, una serie di problemi, qualche allagamento. C'è da dire però qui nel caso specifico che per il passato sono stati commessi una serie di errori, ma più che errori, commissioni, perché era stato intercettato grazie ad un protocollo d'intesa tra Fisciano e Mercato San Severino un finanziamento che doveva portare alla realizzazione di una vasca di laminazione in località Lucerreti, il comune di Fisciano, e dopo aver avuto anche il finanziamento, l'ente deputato a richiederlo e a fare la progettazione era il consorzio di bonifica, mentre Fisciano approvò immediatamente il progetto per intercettare ovviamente questa provvidenza pubblica, fondi POR 2006-2013, Mercato San Severino si rifiutò, dopo aver sottoscritto il protocollo d'intesa, di approvare il progetto perché pretendeva che lo stesso non fosse realizzato, dove pure aveva accettato che fosse realizzato. Vi è una richiesta esplicita riguardo l'ingegnere Ferrini, l'ingegnere capo del comune di Mercato San Severino, oltre che del sindaco dell'epoca, per cui si è perso questo finanziamento. La vasca di laminazione, che ha la stessa funzione di quella realizzata a Pandola, che ferma in parte anche i danni della sovrastruttura, sono stati mitigati, sono stati di ben altra natura, di ben altra portata, ha creato questa devastazione a Sant'Angelo in altre frazioni del comune di Mercato San Severino, perché sono andato appunto il torrente San Rocco, che doveva a cui impeto tutte le acque doveva porre freno questa vasca di laminazione, ed anche la responsabilità per quello che è successo credo che ha un nome e cognome ben preciso, che sta tutto all'interno di questa comunità di Mercato San Severino, che è stata gestita malissimo in questi anni e che dovrebbe mettere in campo ben altre risposte per stare dalla parte della gente vicino ai territori. Ecco, consigliere, ora c'è possibilità di poter recuperare questo progetto della vasca di laminazione e quello che è possibile, insomma? La stessa è contenuta e credo che sarà accettata questa volta anche nel progetto di depurazione del Grande Sarno, che non è per la verità un progetto di riqualificazione, ma è un progetto che andrà a devastare ulteriormente i territori. Vado? Compagnia anche del consigliere comunale del PD Carmine Anzalone, voi avete denunciato insieme al consigliere Amabile chiare responsabilità del comune di Mercato San Severino. Ma noi per la verità abbiamo chiesto questa conferenza stampa e vi ringraziamo per la vostra presenza, per sottolineare un dato che da anni questo territorio non viene governato sulla prevenzione idrogeologica, perché per gli anni addietro abbiamo immaginato che le priorità di questo comune, di questa comunità fossero altre. Negli ultimi 10 anni ci ritroviamo sempre con le stesse problematiche, abbiamo le nostre frazioni Sant'Angelo, Piazza del Gardo, Sant'Eustachio che sistematicamente vengono allagate, e ci troviamo di fronte all'atteggiamento del comune di Mercato San Severino e in particolare del sindaco, che attribuisce la responsabilità delle cose che si verificano in questo territorio sempre ad altri enti, dimenticando che per 5 anni e 3 mesi è stato il massimo responsabile ambientale, perché ha fatto l'assessore regionale, e in questi 5 anni noi non troviamo traccia di un'azione di prevenzione politica seria di governo del territorio, e oggi ci troviamo di fronte a un sindaco che in televisione, sulla stampa, dice che quando non si sono verificati problemi nei giorni scorsi
è perché il Comune di Mercato San Severino è stato bravo a fare la prevenzione. Quindi ci sono articoli di giornale, interviste radiofoniche, dove questo signore si vanta e, come dire, cerca il riconoscimento di un'azione di prevenzione perché è stato bravo, eccetera. Quando si verificano a distanza di pochi giorni invece ciò che si è verificato, c'è la responsabilità che ricade su altri, dimenticando che quegli altri, però, fino a ieri chi governava quei quegli enti era questo signore che oggi fa il sindaco, continua a fare il sindaco di Mercato San Severino. Quindi ci troviamo di fronte ad una condizione che io ho definito bambinesca. Quindi credo che quando non si sono verificate, ringraziando il Dio, conseguenze negative, probabilmente c'è stato il sindaco di Mercato San Severino che ha allargato le braccia e ha governato il corso dell'acqua. L'altro giorno probabilmente non è riuscito a governare con le braccia il corso dell'acqua. Consigliere, allora avete anche chiesto come gruppo PD la convocazione di un consiglio comunale straordinario. Pensate che verrà accolta questa vostra richiesta oppure ci sarà un atteggiamento ancora ostile da parte del sindaco di Mercato San Severino? Ma guardi, l'ostilità non è contro i consiglieri di minoranza o di opposizione, l'ostilità è contro i cittadini di questa comunità che devono pagare lo scotto di questa incapacità al governo, di questa incapacità di stabilire quali sono le priorità per spendere i soldi pubblici. Voglio dire che noi abbiamo un problema enorme che si chiama Trincerone di Mercato San Severino, che a me non risulta sia stato mai pulito da anni. Mi risulta che la legge attribuisce al Comune di Mercato San Severino, ai comuni in generale, di fare la pulizia dei corsi d'acqua tombati. Il Trincerone cade in questa fattispecie. Noi dobbiamo iniziare a capire che cosa ci sia sotto il Trincerone, quale sia la sezione che è rimasta e che cosa bisogna fare per eventualmente rimuovere i detriti in un'azione sempre di prevenzione. Dio non voglia possa succedere l'irreparabile. Quindi questo è quello che chiederete del consiglio comunale? Noi abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale per avere una visione generale e complessiva del problema, perché c'è un problema che riguarda il San Rocco, sì, e il governo e la mitigazione del problema del San Rocco, e c'è un altro problema della Solofrana. Quindi noi innanzitutto vorremmo che il sindaco spiegasse che cosa è successo in questi giorni, per capire dove sono le criticità e soprattutto per capire che cosa l'ufficio tecnico del Comune di Mercato San Severino ha relazionato, e che gli organi politici, che sono gli organi che poi prendono le decisioni per la tutela dei cittadini, devono essere messi questi organi nelle condizioni anche di conoscenza tecnica. E quindi noi abbiamo chiesto un consiglio comunale per avere una visione complessiva e una mappatura delle problematiche, soprattutto anche in ragione del fatto che l'ufficio tecnico di Mercato San Severino avrà sicuramente relazionato per capire quali sono